facciamo una pasta ultra velocissima, non velocissima, ultra velocissima, che impieghiamo pochissimo tempo per realizzarla. Prima cosa che facciamo è gli ingredienti. Pacchero, così tutti contenti, pasta corta finalmente. Poi, fiori di zucca, che sono giusti per essere cucinati. Due spicchi d'aglio, la ricotta, in questo caso ce l'abbiamo di mucca, ma freschissima, appena comprata. E due alicette sott'olio, perché noi a casa nostra non ci deve mancare alice sott'olio, guanciale e pecorino. Possiamo fare qualsiasi cosa, anche la guerra. Prima cosa è questa, andiamo. Saliamo l'acqua e buttiamo il pacchero dentro. Vai, sala e pacchero. Bello, così, bello, carnoso, buono. Poi, seconda cosa, dobbiamo realizzare una salsetta veloce. A parte il pacchero, partiamo per tagliare, perché il pacchero ci vuole di tempo per cuocerlo. Oggi voglio andare in Toscana. Sì, andiamo in Toscana, Mario. E usiamo olio franci. Ciao Giorgio, ti saluto. C'è un olio fantastico, lo dicono tutti, io sono uno dei tanti. Poi, messo l'aglio, perché noi senza aglio, come si fa senza aglio? Cioè, come si fa a cucinare senza aglio, senza cipolla? Boh, sarò strano. Le alicette, qua, buonissimo. Guardate come sono conservate. Sentite musichetta. Questa è da serata, eh? Qui davanti ci sta qualcuno che ci interessa. Davanti lì. Poi, alicette, guardate che belle. Non quella roba là senza più la pelle, che non siete più la pelle. Guardate che bella, che colori. Vai. Fatte dal sottoscritto. Allora, pezzettini piccoli, 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 ma ci devono essere, perché siamo sentiti soffidenti. Facciamo rosolare bene l'aglio e poi buttiamo la alice. Un secondo. Aglio rosolato alla grande. Metto fuori dal fuoco. Ricordate, sempre fuori dal fuoco quando aggiungiamo cose che non vogliamo friggere, ma vogliamo sciogliere. Leggermente sciogliere in questo caso. Così. Bello. Gustosa, saporita. Buona. Tanto buona. Che ne metto un altro pochetto perché a me piace. Che devo fare? Ognuno c'è i suoi lati deboli. Io ho questo. Così. Vai, così. Bella. Pa, 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 pa. Poi che facciamo? Facile. Guardate, volete vedere che faccio? Ricotta, metto qui, bello, poi casomai l'aggiungiamo altro mio. Poi mi aiuto con un po' di acqua di cottura della pasta, così. E guardate, così, sciogliamo un pochetto questa meraviglia. Oggi mi sento un po' rap, senti, allora quindi sciolgo un po', bene, così. Guardate, prendiamo una bella frustina, che facciamo meglio. Bello, così un pochino di acqua. E lascio in questa maniera. Bello, un po' lento, e casomai aggiungiamo il pacco. Nel frattempo che si cuociono i paccheri, Mario, 10 minuti ci vanno per i paccheri, un secondo, non puoi mangiare e fammi sul buono. Allora, nel frattempo che si cuoce la pasta, io faccio questo. Pulisco i fiori, quindi levo il pistillo, levo queste cosette verdi e aspetto la cottura del pacchero. Intanto faccio compagnia a Mario. Eccomi! Mettiamo un filo d'olio adesso, un po' di pepe. Guardate, ricorda quasi quasi una cacio e pepe. Questa è la versione estiva della pasta alla pecorara che abbiamo fatto un po' di tempo fa e che è andata alla grande. Adesso vado con i paccheri. Qua non è un fatto di piegarsi, è un fatto che si ammusciano un pochettino su se stessi, si acciaccano un pochino. Eccoli qua, pronti, belli, al dente, buoni. Aggiungiamo un po' di acqua, poco poco acqua, così. Poca poca poca, non deve essere tanto densa, perché poi si addensa subito facilmente. Poi fiori di zucca, così, come va, così. Qualcuno ce la teniamo per all'ultimo, quindi non c'è nessuna cosa inventata, è tutto quanto già stato inventato. La mozzarella, Alice, vanno bene, i fiori di zucca
nemmeno a parlare. Oddio, guarda gli schizzetti, vai, la grande, bello, sporchiamo tutto. Vado così. Vedete? Oh. Il latte con la lici vanno bene, ecco qua. Belli schizzi dappertutto, vai. Adesso spengiamo tutto quanto e assaggiamo. Fiore qua. Bello così. Un'altra cotta di pepe. C'ho una famiglia. Ogni volta arrivo a fare queste ricette con una voglia, con una fame. Guardate qua. Bello. La cremosità della ricotta. Non so, mi sporco ogni tanto. Poi la ricetta che senti ogni tanto, il fiore di zucca, la pasta bella al dente, una bontà economica, non ve lo dico, di meno di economica, stagionale, perché il fiore di zucca è tanto tanto buona, mi raccomando, rifatela, che bontà, buona, buona. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.